Sto bene, sono asintomatico, ma non sottovalutate il virus per il vostro bene e per quello delle persone a voi care. Con queste parole, ieri il difensore Raul Belanova ha confermato la positività al Covid-19. Per il giocatore arrivato al Pescara in prestito dall'Atalanta, si apre la fase dell'isolamento come previsto dai protocolli federali, mentre ieri i giocatori del Pescara hanno ripreso regolarmente gli allenamenti. Belanova infatti ha contratto l'infezione mentre era in Under 21, dove si è creato un mini cluster di altri sei positivi: Gabbia, Bastoni, Plizzari, Carnesecchi, Marchizza e Russo. Belanova trascorrerà a Milano l'isolamento. Deve recarsi in un isolamento fiduciario, in un posto riconosciuto anche dalla ASL, quale idoneo a fare l'isolamento fiduciario. Quindi tutte le autorità sanitarie vengono comunicati positivo alle autorità sanitarie, devono sapere dove il calciatore si reca in isolamento fiduciario. Quello che è accaduto, se ne è parlato la scorsa settimana per il Napoli, che c'è stato tutto quel, diciamo, tram tram sulla partita Juventus-Napoli. Il professor Salini, capo dello staff medico del Pescara e componente della commissione medica della Federcalcio, torna anche sull'applicazione dei protocolli per il calcio professionistico. La commissione federale, come sapete, della quale mi onoro di Sì. far parte, presieduta dal professor Zeppilli, aveva stilato un protocollo. Questo protocollo era stato accettato dalle società ed era stato accettato dal Ministero della Sanità. Quindi diciamo che il protocollo non era soltanto frutto delle nostre idee o frutto delle nostre considerazioni, ma era accettato anche a livello politico. Quindi voglio dire, per cui tutto quello che è accaduto dopo mi sembra a dir poco strano, perché in realtà era tutto previsto e le società hanno accettato che fino a 10 positivi il campionato sarebbe proseguito senza alcun problema. Quindi non, io sinceramente la situazione del Napoli parlo per quello che so e non so tutto quello che è accaduto, però sicuramente qualcosa di anomalo c'è stato. Il presupposto fondamentale è questo: se il calcio vuole giocare e vuole andare avanti a rischio zero è impossibile. Se Certo. vogliamo far sì che il calcio continui, bisogna accettare un minimo di rischio. Un minimo di rischio che è un rischio calcolato, perché comunque i calciatori sono super controllati. Normale, comprendo che, ad esempio, io mi raccordo spesso con il dottor Braconaro, che è responsabile della Serie C. In Serie C i problemi sono sicuramente diversi e più complessi, soprattutto dal punto di vista logistico, e quello è il problema, diciamo. Tornando al calcio giocato, la positività di Belanova crea anche un problema tecnico a Massimodo in vista del trittico di partite della prossima settimana. Chi è al posto di Belanova? Un Ventola che non sembra dare grandi garanzie? O Balzano che sta rientrando ma è lontano da una buona condizione e ha pochi minuti nelle gambe? Non è escluso che Oddo pensi ad altre soluzioni come il mancino Jarosinski a destra o una difesa a 5 con Maistro quinto di destra come visto nel secondo tempo di Reggio Calabria.